Porgo il mio saluto, grato per aver voluto partecipare alla cerimonia del passaggio di consegne del Comando Militare Marittimo Autonomo in Sardegna. Saluto la bandiera d'istituto della Scuola Sottufficiale della Maddalena, i gonfaloni della città di Cagliari, decorato della Medaglia d'Oro al Valor Militare, della provincia di Cagliari. Un pensiero agli amici dell'ANMI e ai rappresentanti delle altre associazioni combattentistiche ed ARMA, ai colleghi delle altre forze armate e corpi armati dello Stato. Consentitemi di sottolineare con grande deferenza la presenza tra gli ospiti del signor Franco Barbini, figlio del capitano di vascello Giovanni Barbini, medaglia d'oro al valor militare, della signora Marisa Usai, figlia del sottotenente di vascello Giovannino Usai, medaglia d'argento al valor militare. Un particolare saluto porgo infine al signor Sottocapo di Stato Maggiore della Marina, l'ammiraglio Gaudiosi, che con la sua presenza conferisce particolare lustro a questa cerimonia. Si conclude così. Oggi, dopo 16 mesi, la mia esperienza come comandante militare marittimo autonomo in Sardegna. Nella mia professione noto che la durata di un incarico è una variabile indefinita, ma questa esperienza sembrava destinata ad essere breve fin dalle sue battute iniziali. Molti dei presenti ricorderanno, infatti, che in occasione della cerimonia della mia assunzione del comando, il capo di Stato Maggiore della Marina di allora preannunciava la soppressione di Mari Sardegna, il disimpegno della Marina Militare da Cagliari, con unica eccezione per la componente delle capitanerie di porto, e la concentrazione della presenza della Forza Armata nella sede di La Maddalena. Il provvedimento, doloroso ma comunque necessario, era inserito nel progetto di revisione organizzativa dell'area territoriale della Forza Armata in corso di elaborazione. Il tutto nell'ambito di un ben più ampio disegno di profonda ristrutturazione alla luce delle risorse rese disponibili dalle disposizioni attuative in materia di revisione della spesa pubblica. Per le aspettative degli uomini e donne, militari e civili, di Mari Sardegna e per le mie personali di neocomandante, certamente non il migliore degli inizi. Tuttavia, nei mesi successivi, pur nella piena consapevolezza che la grave crisi economica in atto imponeva provvedimenti tanto drastici quanto ineludibili, è stato possibile avviare una profonda riflessione sull'adozione di una soluzione così radicale. Una riflessione da noi fortemente sollecitata e sostenuta con motivazioni concrete, non certo per una scontata quanto banale e improduttiva resistenza al cambiamento. Motivazioni che trovano le radici nella storia, nella realtà e nel cuore della Marina in Sardegna. Basti considerare, senza andare troppo a ritroso nel tempo, che il 17 marzo dell'anno 1861, all'atto del raggiungimento dell'unità nazionale con la proclamazione del Regno d'Italia, la neocostituita Regia Marina Italiana era presente in Sardegna nelle sedi di Cagliari e La Maddalena. Può soffermarsi a considerare l'efficienza con cui sono state sfruttate nel passato come nel presente le potenzialità di cui dispone la Marina Militare nella regione per assolvere una funzione fondamentale in ogni contesto operativo, quella del supporto logistico. La posizione geografica, strategica nel bacino mediterraneo e così prossima ad importanti aree addestrative, le caratteristiche del porto di Cagliari e la sua ubicazione centrale nella città, le peculiarità delle infrastrutture di forza armata e dei servizi in grado di fornire all'unità in sosta tanto a nord quanto nel sud dell'isola, fanno sì che la Sardegna in generale, e a Cagliari in particolare, rappresentino una meta operativa idonea e più che gradita per le navi della Marina Nazionale come di quelle di molti paesi, non solo dell'area mediterranea. Lo testimonia il numero di unità che solo nel corso degli ultimi 16 mesi sono transitate in questo porto, ben 77, per un totale di circa 14.000 militari imbarcati e le spontanee manifestazioni di apprezzamento da parte dei comandanti e dei loro equipaggi. Lo testimonia il sempre più frequente ed esteso coinvolgimento della base navale di Cagliari nelle maggiori esercitazioni nazionali e internazionali, nell'importante ruolo di base logistica avanzata, operante in forma autonoma o come hub attraverso il quale poter attingere a risorse esterne. Ed infine non può essere trascurato il cuore, un grande cuore, quello del personale militare e civile, che oltre ad assicurare il proprio contributo professionale con generosità e abnegazione in ogni circostanza, ha collaborato attivamente e spontaneamente affinché anche qui a Cagliari, come in tutta l'isola,
l'attenzione e l'impegno della Marina nel campo della solidarietà si traducesse in iniziative concrete ed incisive, come molte associazioni di volontariato possono testimoniare. Ed è così che oggi, dopo 16 mesi di lavoro, di confronto costruttivo e di riflessioni, la Marina mi dà la possibilità di passare in consegna al mio successore un comando con prospettive diverse. Non una realtà prossima al capolinea, ma ancora viva e ricca di aspettative, ancorché oggetto di una profonda trasformazione, con un ruolo importante e ben definito nel futuro assetto della Forza Armata. Un ruolo che valorizza la comprovata capacità di supporto logistico, che potrebbe ulteriormente essere incrementata dal nuovo impulso che abbiamo cercato di dare alla finalizzazione dello studio di fattibilità del project financing per la riattivazione al termine dei lavori di Make Safe da parte della NATO del deposito combustibile di Sant'Elia. Un progetto che attraverso un adeguato iter di armonizzazione con le esigenze e gli interessi locali potrebbe concretizzarsi in un utilizzo non esclusivamente militare, ma oggettivamente militare del deposito, con potenziali positive ricadute sulle attività portuali e sull'economia locale. Ecco quello che mi accingo a consegnarti, caro Gualtiero, con la consapevolezza che conoscendoti, con la tua professionalità ed esperienza, saprai imprimere nuova linfa alla ottimale finalizzazione del progetto. Da marinaio, sai quale parte della balena ti possa affidare il mio caloroso e sincero augurio. Per quanto mi riguarda, a parte un velo di tristezza nel dover abbandonare questa stupenda isola all'inizio della stagione in cui si colora delle sue tinte più abbaglianti, che la rendono, se possibile, ancora più bella, e tutte le persone che qui ho conosciuto e che mi hanno affiancato e sostenuto, resta la soddisfazione di aver vissuto un'esperienza indimenticabile e ricca di gratificazioni. Ancora una fantastica opportunità, un privilegio speciale che mi ha offerto la Forza Armata, a cui mi onoro di appartenere e dalla quale non posso che essere infinitamente grato. Negli stessi sentimenti di profonda e sincera gratitudine li rivolgo a tutti voi, uomini e donne, militari e civili, componenti l'equipaggio di Mari Sardegna. A voi che con la vostra professionalità e il vostro quotidiano impegno avete saputo rispondere brillantemente e con efficacia ad ogni sollecitazione e ad ogni esigenza. A voi che non avete voluto credere che la storia, la realtà e il cuore della Marina in Sardegna potessero essere rinchiusi nel piccolo bellissimo scrigno dell'isola di La Maddalena, che non avete voluto credere che il ruolo della base di Cagliari potesse ridursi a quello della bella sirenetta adagiata sugli scogli in attesa dell'oblio. A voi che avete fortemente creduto nella dignità del vostro lavoro e che è ciò che nobilita il ruolo del comando più delle stelle che ne contraddistinguono le insegne. A tutti il mio sentito, profondo, convinto ringraziamento e apprezzamento. Mi sento di dovere altresì rimarcare il contributo continuo e fattivo che tutte le amministrazioni e le autorità ad esse preposte mi hanno voluto accordare, consentendomi di operare al meglio in un clima di reciproca stima facilitato dall'onestà intellettuale e morale degli interlocutori. Un indirizzo di riconoscimento particolare lo rivolgo al comandante militare territoriale e a tutti i comandanti militari delle forze di polizia che mi hanno sempre assicurato una collaborazione costruttiva, spontanea e continua, ma uno esclusivo, e non me ne vogliono gli altri. Lo devo al comandante della Legione Carabinieri, generale Robusto. Grazie Luigi per la tua leale e sincera amicizia e per le manifestazioni di stima e di affetto che mi hai sempre riservato. Chissà che la nostra identità di vedute non possa in futuro essere all'origine di una proficua collaborazione. Ti auguro di conservare immutato il tuo entusiasmo e che questo possa essere il miglior lubrificante per tutti i tuoi sogni. Un saluto e un ringraziamento particolare lo dedico ai volontari dell'AI di Cagliari e al loro presidente, che cingo tutti in un unico fraterno abbraccio con grande affetto, per l'opportunità che mi hanno dato di contribuire nel mio piccolo alle loro più che nobili iniziative, oltre che di conoscere delle persone straordinarie, tra le quali il professor Mandelli. Analoghi sentimenti di profonda simpatia e ammirazione li rivolgo agli encomiabili organizzatori e agli eccezionali atleti dello Special Olympics, anche loro qui presenti oggi, con i quali abbiamo avuto l'immenso piacere di cooperare. Grazie di cuore, Carlo e Stefania, a voi e ai vostri collaboratori e ai vostri atleti, dai quali abbiamo tutti imparato qualcosa. In questa lunga ma inevitabile lista di ringraziamenti ho lasciato per ultimo delle persone veramente speciali. In primo luogo i miei collaboratori più stretti, quelli del mio staff,
e in particolare per il mio ufficiale superiore addetto, il comandante Molinas, per i quali il termine collaboratore è estremamente riduttivo e non consente di cogliere la reale portata del loro costante, continuo e disinteressato contributo. Grazie davvero di cuore. E per finire, la mia straordinaria famiglia, che continua a essermi vicino in ogni circostanza e che è stata, è e sarà sempre la mia vera forza. Vi voglio bene. Non mi resta che concludere augurando al mio successore, l'ammiraglio Mattesi, ogni bene e soddisfazione. Sono certo, caro Gualtiero, che quello che ti aspetta è un periodo da cui riceverai tutte le gratificazioni che meriti. Bene, e ora è il momento di rivolgere lo sguardo altrove, verso una nuova stimolante sfida, arricchito dei tanti bellissimi ricordi che porto con me. Viva la Marina, viva la Sardegna, viva l'Italia.